Adriano Santi, quanto le fa piacere sentire ancora il ritornello di quella formazione che tutti conoscono a memoria? Mi fa piacere come mi fa piacere il ritornello della vittoria dello scudetto della Fiorentina, che era Sarti, Magnini, Cervato, e qui invece Sarti, Burni, Facchetti. Sono delle grandi soddisfazioni e dei bellissimi ricordi. È segno che avete fatto qualcosa di grandioso? Sensato, perché se no non farebbero la canzoncina sulla formazione. Io ho visto tre cambiamenti. Il primo è stato da il portiere che era reattivo, non alto, molto forte in mezzo alla porta, poco abituato alle uscite. Poi è venuto il sistema, che in sostanza in Italia lo portai io, di giocare tra l'area di rigore e il rigore. Poi adesso invece è venuto l'altro modo di giocare, che è quello che il portiere fa un po' di tutto. Il portiere più forte nella storia del calcio, qual è stato? Per me è stato Yassin il portiere più forte. Dopo Yassin ho visto Buffon, Sarti dove lo Gigi mettiamo? Buffon. Mettetelo dove lo volete. I ragazzi di oggi come li vede da lontano, i giovani di oggi rispetto a quando eravate giovani Sono degli attori. voi? Dovrebbero fare cinema, dice? No, credo che siano più propensi a dimostrare di esserci che non dare un grosso rendimento. Le sarebbe piaciuto fare l'allenatore oppure Ma non ci ho mai pe c'ho pensato il tempo di 3 mesi, poi dopo non mi attirava più, non mi attirava più rimanere dentro a un ambiente che, devo dire la verità, ci ho provato, ma mi hanno anche allontanato. mai? Ma io lo chiesi anche la ragione, ma avevano sempre paura che io prendessi dei posti più importanti, che c'è il posto più importante del loro, di quelli che mi inserivano nell'ambito della società. Sento gli ultimi rimasti della Fiorentina, Tipo? Magnini, Orsan e oramai Virgili se n'è andato via da poco, non ci abbiamo più nessuno, siamo rimasti in tre. Quanto è stata bella la sua carriera? Bellissima, è stata bellissima anche perché l'ho goduta in continuazione, l'ho goduta tramite lo sport che era, il pubblico che me lo dimostra ancora, me lo dimostra e questa è una grande soddisfazione, e tutto quello che è stato la compagnia interna del calcio.